Salve, sono Ciccio Sultano del ristorante Duomo di Ragusa Ibla con Marco Corallo, il mio secondo chef. Buongiorno. E prepareremo una bella ricetta inerente alla sarda a beccafico. Partiremo dal pane, iniziando da questo pane di Castelvetrano che è fatto con due farine, latimiglia e il russello, acqua, lievito madre, sesamo e sale. E poi abbiamo la sarda già pulita e parata, che andremo ancora a sistemarla, con i vari ingredienti che sono il limone con la cipolla e il prezzemolo, il peperoncino con l'uvetta passolina, i pinoli, l'acciuga, le ostriche Belon con cav, e poi il pangrattato alla palermitana, l'olio d'oliva, del latte di soia. Iniziamo a prendere le due farine, timiglia e russello, due cultivar, e facciamo l'operazione di mettere un po' di farina, il lievito madre, circa il 60-70% di acqua, e iniziamo leggermente a far girare. Allora, abbiamo messo il sale va messo dopo, proprio perché per non avere problemi e danneggiare quello che è il nostro lievito per effetto osmosi. A questo punto abbiamo il panetto del Castelvetrano, ne facciamo due. Mettiamo il sesamo. A questo punto lo mettiamo a lievitare. La lievitazione non deve superare i 29 gradi, per questo in estate, ad esempio qui in Sicilia, il pane si fa la mattina presto, e non deve superare il 70% di grado di umidità. Noi lo andiamo a mettere qua sopra e lo lasciamo a lievitare. Passiamo alla fase successiva, che è quella della cottura, fondamentale. Forno a 220 gradi, mettiamo il pane già lievito e bello gonfio. Dopodiché, dopo 10-12 minuti di timer, lo andiamo a controllare e mettiamo altri 10-12 minuti, dopodiché vediamo se ci piace di cottura. Abbiamo qui gli ingredienti per andare a fare un'emulsione di olio, dove usiamo la soia come, diciamo, emulsionante. Mettiamo una parte di soia, due parti di olio, andiamo a lavorare con la frusta, con il robot della KitchenAid, e mettiamo poi insaporire con limone e aceto. Iniziamo con la procedura. Ecco la consistenza che noi abbiamo della nostra emulsione di olio, dopo che la mettiamo in frusta 15-20 minuti. A questo punto la andiamo a mettere in abbattitore, giusto per portarla a 0 gradi. Andiamo a fare il ripieno dell'ostriche, nonché il ripieno della sarda a beccafico. Dunque andiamo a prendere il pane e andiamo a mettere i pinoli, un po' di uvetta passolina, che poi ci serve anche per decorare, l'acciuga tritata, un po' di peperoncino, la buccia di limone. Andiamo a mettere abbondante olio d'oliva, succo di limone. Qui andiamo ad aggiungere l'emulsione, intanto ne mettiamo un po'. A questo punto mettiamo il ripieno nel sac à poche. E lo andiamo a mettere ovviamente in frigorifero. A questo punto prendiamo la sarda e la andiamo a mettere sotto vuoto. Prendiamo le ostriche, le mettiamo un po' a sgocciolare. Marco inizia a riempire le ostriche, mettiamo dentro la farcia e le andiamo a chiudere, come state vedendo. A questo punto abbiamo passato i nostri circa 30-34 minuti, 35. Questo comunque è la cottura giusta. A questo punto stiamo preparando i crostini da mettere per la sarda. Un po' per richiamare l'acciuga, li andiamo leggermente a imburrare.
Intanto nel frattempo sulle ostriche mettiamo un po' di pane. Qui abbiamo la padella che è molto calda. Andiamo un pochino a punzecchiare con l'olio d'oliva. Mettiamo un pochino sul fuoco, gli lasciamo un leggero colore e li andiamo a portare qui. E facciamo l'operazione di andare a decorare. Poi prendiamo e mettiamo due pinoli per parte, un'uvetta passolina. A questo punto mettiamo questo qua e facciamo l'insalata di limoni. Sto tagliando al vivo i limoni. Una volta che abbiamo levato tutto il cotone, prendendoci solo la parte interna, andiamo a prendere del prezzemolo, compreso i gambi, e lo tritiamo. Poi prendiamo un cipollotto, lo tritiamo. Proprio come si fa un'insalata di limoni in campagna. Questa è una tipica colazione contadina. Poi mettiamo olio d'oliva abbondante, del sale integrale. Poi metto dell'acqua. Mettiamo un po' di peperoncino e poi pestello da mojito, gli diamo una piccola per far uscire il sapore della cipolla, perché ci serve solo l'acqua noi. A questo punto la zuppa la mettiamo in frigo. Ha riposato il nostro sughetto un'ora in frigorifero ed ecco la zuppetta qua. A questo punto andiamo a mettere dentro la nostra teiera la zuppa di limoni, fredda, ghiacciata, e la mettiamo qui. Dopodiché andiamo a prendere le sarde sottovuoto. A questo punto andiamo a mettere in forno a 55 gradi nel nostro forno a vapore KitchenAid, perché andiamo in bassa temperatura. A questo punto abbiamo la padella caldissima, fumante, e andiamo a poggiare le ostriche per piastrarle leggermente. Come sempre usiamo l'olio col pennello e andiamo a riporre tutto sul fuoco. Eccoci qua, apriamo il sottovuoto, prendiamo il crostone di pane, mettiamo qua e andiamo a prendere l'ostrica e la adagiamo sopra. Andiamo a appoggiare la sarda sull'ostrica senza toccare sopra, così. Poi prendiamo una buccetta di limone leggermente sbollentata messa sopra e poi la nostra zuppa di limone. A questo punto la ricetta è pronta ed ecco a noi la sarda a beccafico, chiamata pure sarda 55. Non è altro che la sarda che possiede l'ostrica.